bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. È stato più volte oggetto di giornate ecologiche da parte del comitato di quartiere Parco Sciarappa. Intorno ad esso l'amministrazione di Grotta Minarda spera di attuare un ambizioso progetto che lo faccia diventare un'oasi naturalistica dedicata al trekking, ma nel frattempo il macchio è terra di nessuno. Per fortuna solo la parte iniziale, il breve sottopasso pedonale che da via Condotto immette nella bella macchia verde particolarmente rigogliosa lungo il torrente Palombara, è stato insozzato non solo da scritte e graffiti ma da rifiuti di vario genere. Lattine di bibite, cassette per la frutta in plastica, ombrelli rotti, bottiglie in frantumi, sacchetti di indifferenziato, vestiti e scarpe dismessi. Probabile che molti rifiuti siano stati lanciati dal viadotto, ma la cosa più grave è che sono state abbandonate diverse taniche di olio motore esausto e dalle macchie che si notano a terra è evidente che il liquido inquinante sia stato rovesciato anche nei pressi dei grossi tombini per la raccolta delle acque piovane che defluiscono nel torrente affluente del fiume Ufita. Un gesto di inciviltà gratuito e sconsiderato. Ancora una volta ci si ritrova di fronte all'estrema maleducazione, alla noncuranza per l'ambiente, allo sfregio per il bene pubblico, a Grotta Minarda come in molti altri comuni della provincia. Eppure anche qui è attiva una capillare quanto costosa raccolta differenziata porta a porta che interessa non solo il centro urbano ma anche le zone rurali, seguita e verificata dalla Polizia Municipale. Dunque, non c'è motivazione, non c'è giustificazione per tale scempio, solo indignazione.